Eccoci qui, ci siamo per una nuova diretta e una nuova ricetta. Oggi sono in una leggera versione natalizia. Ma perché questo? Perché la ricetta che facciamo oggi, l'arrosto al forno, sarebbe l'arrosto girato a retino ma fatto in forno. È una ricetta presente in ogni festa comunque, ecco, che sia un picnic, che sia Pasqua, che sia Natale. Ecco, siccome ci sono varie versioni dell'arrosto girato in forno, oggi preparo la versione di Maria Luisa. Lo sapete ormai, chi mi segue sa che scrivo sempre di Maria Luisa sul blog, è una mia amica proprio fidata, un'amica di solamente 82 anni, che mi dà tantissimi consigli di cucina, ma è una bravissima cuoca, una bravissima sommelier, perché lei veramente, veramente ha un palato e un naso meraviglioso. E lei quindi cosa fa? Mi ha dato la sua ricetta di famiglia. E quindi questo sarebbe l'arrosto girato, che loro hanno il camino e fanno sul camino, però io la faccio in versione forno, non avendo il camino. E quindi abbiamo trovato l'escamotage, e questo grazie a Laura, una mia amica, che mi ha dato l'idea proprio di come poterlo fare in forno. Dicevo che ci sono varie versioni, quindi questo è a retino, poi c'è quello fiorentino, comunque poi c'è quella, la ricetta familiare, la ricetta della nonna, quindi è una ricetta questa di Maria Luisa, l'arrosto girato in forno di Maria Luisa, diciamo così, va bene? E le differenze sono naturalmente sono i tipi di carne, e qui non c'è la salsiccia, ma c'è la nana, in Toscana si dice nana, cioè sarebbe la l'oca, va bene? Quella bianca, grossa, gigante, che quando ce l'avevo io mi pizzicava sempre. Ecco, vabbè, comunque. E poi c'è il pollo, il coniglio, e la nana, appunto, e la scamerita. Cioè sarebbe il maiale, la fetta di maiale, quella senza osso, che va fatta, va richiesta al macellaio di fiducia, bella spessa, non so se la vedete bene, ecco, vedete? Deve essere alta due dita, perché va tagliata poi a tocchetti in questo modo. Anche più grandi, ora questi sono un po' più piccolini, l'ho già tagliata. Ecco, così, va bene? Perché vanno poi infilzati tutti questi pezzettini. Quindi tutta la carne va tagliata a pezzettini. Quindi diciamo che per una decina di spiedini, scusate stavo contando quanti ne avevo fatti, per una decina di spiedini io ho utilizzato mezzo pollo, mezzo coniglio, mezza nana, mezza oca e una fetta di scamerita così grande, diciamo sui 200-250 grammi. Poi occorre un'altra cosa che si va ad aggiungere, è il rigatino, la pancetta sarebbe cruda, tagliata a fette, che va tagliata leggermente più sottile del solito, perché in Toscana si usa tagliarla un po' più spessa per poterla fare sulla brace, ma in questo caso, visto che andrà arrotolata, va tagliata un po' più sottile, ok? Sapete perché si chiama rigatino? Per le strisce, perché sono tutte rigate, in Toscana quindi lo chiamano rigatino. Ogni regione, una sua usanza e i suoi nomi. Allora, una volta che abbiamo tagliato tutti a pezzettini i nostri pezzi di carne, vedete, per rendervi conto di come devono essere grandi, io per esempio questa è una coscia di pollo, io l'ho semplicemente tagliata in due, quindi più o meno la grandezza è questa, ecco, comunque, vedete, questi sono i pezzi di coniglio, questa è una coscia, l'ho tagliata comunque anche in due, e questa è la nana, questo è un pezzo di nana. Allora, cosa facciamo? Prepariamo un battuto, per queste quantità, un battuto con 4 spicchi d'aglio, abbondante rosmarino fresco e abbondante salvia, ok? E un pizzico di sale. Tritiamo tutto finemente, così. Avete visto dietro? C'ho salvia e c'è anche l'alloro. L'alloro è, diciamo che non tanti lo utilizzano perché è molto molto forte, ma comunque se lo vorreste utilizzare non lo tritate, ma ve lo faccio vedere dove inserirlo poi dopo nello spiedino. Comunque, una volta preparato quindi il nostro trito con aglio, rosmarino, salvia e sale, e se volete anche un pizzico di pepe, ecco qua, vedete, deve essere tritato bene bene bene, ok? Poi cosa facciamo?
prendiamo una frusta, un pezzo di pane tipo frusta, e la tagliamo a fettine, così. Per ogni spiedino vanno 4, scusate, non mi ricordo quante ne vanno, 1, 2, 3, sì, 4. Poi, dipende anche dal vostro spiedino, eh. A me è bello grande, ne ho utilizzato 4, ne ho utilizzate 4 di queste ad ogni spiedino grande. Poi, cosa ci serve? Dell'aceto. Aceto e un pizzico di sale all'interno. Vi spiegherò perché dopo, ve lo spiegherò come mai. Allora, e poi naturalmente i nostri spiedini. Possiamo utilizzare quelli di legno e quelli di ferro. Allora, se io, ecco, volete farlo comunque in forno, girandola, avendo un po' di facilità nel girare, io vi consiglio, ora vi mostro un attimino, di utilizzare uno spiedino grande quanto l'altezza della vostra teglia, in modo tale da appoggiarlo sopra e poterlo poi girare man mano che cuoce, così appunto, per questo si chiama arrosto girato, ecco, per chi non lo sapesse, perché naturalmente va inserito sul fuoco, sul camino, e cioè, ci sono delle apposite attrezzature che girano, e quindi cuoce girandolo e si spennella poi con l'olio. In questo caso poi, cosa ho pensato? Ma siccome io le poggio sopra, va bene? E tutto questo sughino dove va a finire? Nella teglia. E perché non sfruttarlo per condirci le patate arrosto e usarlo come contorno? Così che ho fatto. Ho tagliato una patata a testa e l'ho messa nella teglia ricoperta con carta da forno, rosmarino, aglio, olio e un pizzico di sale poco. L'ho iniziato già a mettere in forno, perché naturalmente le patate occorre più tempo per cuocere le patate rispetto alla carne. Quindi, cosa ho fatto poi? Ho preparato i miei spiedini. Dopo una mezz'ora, tre quarti d'ora che le patate erano in forno, ho appoggiato gli spiedini e l'ho fatto cuocere ancora mezz'ora. Dopo vi farò vedere il risultato, eh? Ma ora passiamo alla composizione degli spiedini. Allora, qui l'ho già fatto, però vi farò vedere dopo. Prima di tutto bisogna spalmare ogni pezzettino di carne con questo battuto. Quindi prendiamo il nostro spiedino, il nostro pezzettino di carne e lo massaggiamo con questo battuto. E lo andiamo a infilzare. Ecco qui. Poi prendiamo la nostra fettina di pane, la inzuppiamo solo la crosticina, va bene? Solo la crosticina nell'aceto con il sale, così. Solo la crosticina, mi raccomando. Questo è un trucchetto che mi ha detto Maria Luisa, così papà faceva il papà e così facciamo anche noi. Poi prendiamo un pezzo di pollo, sempre, naturalmente lo andiamo a massaggiare con il nostro battuto. E lo andiamo a comporre nello spiedino, ecco qui, questo c'è un po' di osso, quindi ora mi infilzo anche le mani, che bellezza, in diretta, inizia a sanguinare, ok. Poi un'altra fettina, quindi, e continuiamo così fino a quando non abbiamo terminato con i nostri pezzi di carne, quindi anche la nana, qui la nana è molto molto utilizzata, c'è proprio una zona qui, le ruscello si chiama, sono specializzati nel sugo di nana e non vi dico che è una cosa eccezionale. Qualcuno che delle zone sono convinta che lo sa, perché non si può non saperlo. Poi un pezzo di pollo, questo qui, ok, non vi preoccupate perché tanto i pezzettini sono piccolini, quindi la cottura è uniforme per tutti, eh? Ecco qui, così. E poi andiamo per ultimo a metterci, io ce lo metto per ultimo, ma poi voi potete scegliere potete scegliere come volete. Ah, avevo già messo il pollo, scusate, la confusione, dovevo mettere il coniglio. E vabbè, il bello della diretta. Va bene, ecco, il coniglio, ok, il pane e poi il rigatino. Perché il rigatino ha un particolare? Allora, attenzione, perché ma questo va avvolto e io lo avvolgo. Allora, ecco, quando preparate il battuto con rosmarino non buttate i bastoncini, il ramo, perché lo utilizziamo
per arrotolarci il rigatino. Quindi così lo mettiamo qui e la arrotoliamo. Ecco qui. La arrotoliamo, lo massaggiamo sempre con il nostro battutino, che ha un profumo che non vi dico, e chiudiamo il nostro spiedino. Ecco qua. E questo il nostro spiedino è pronto. Ok? Quindi, poi, cosa facciamo? Lo andiamo a appoggiare insieme agli altri. Regolatevi naturalmente con... Ecco qui. Andiamo a appoggiarlo insieme agli altri sulla nostra teglia. Così. Poi, se volete fare le patate, sotto ci mettete questo letto di patate già fate cuocere almeno mezz'ora prima. Ok? Se no, potete cuocerlo così. E sfruttare il sughino per bagnare comunque poi i nostri spiedini. Allora, in forno devono stare mezz'ora, girando almeno 2-3 volte. E gli ultimi 5 minuti si prende l'olio e si spennellano un po' di olio da tutti i lati. Far cuocere ancora 5 minuti e lo spiedino è pronto. E andiamo a prenderli. Io l'ho fatto con le patate. Allora, ecco qua, questo è il mio arrosto girato in forno e voi non potete immaginare che profumo che c'ha. Ora andiamo a prendere, abbiamo fatto anche le patate, ora prendiamo anche le patate. Allora, innanzitutto poggiamo gli spiedini, vedete io l'ho fatto sia con lo spiedino con quello di legno che questo. Dopo l'assaggiamo? Allora, ecco questo, così. Questo, ecco, sono tutti, li poggiamo qui sopra, così sono alla vista. E poi ci sono le patate. E che utilizziamo come contorno. Ecco qui. Comunque, si può anche preparare prima, non tanto prima perché poi tende molto ad asciugare. Però comunque si può preparare un po' prima. E poi leggermente riscaldare il forno, metterle in forno e mangiarle calde. Ecco qui, e queste sono le nostre patate. Quindi abbiamo un secondo di carne con pane e carne varia e le patate. E non vi dico che bontà. Dobbiamo assaggiare qualcosa? Che cosa vogliamo assaggiare? Il rigatino, vi faccio vedere com'è il rigatino all'interno, che è con rosmarino. Ecco, vedete, se io lo apro, c'è il pezzetto, eccolo qui, di rosmarino. È schizzato. Eh? E questo è il rigatino. Una bontà unica, anche se è un po' freddino perché lo devo prepararlo prima. Ma proprio... buonissimo, davvero credetemi buonissimo. Quindi, ripetiamo, arrosto girato in forno, non arrosto morto, che è un'altra cosa, mi raccomando, perché in Toscana c'è anche l'arrosto morto, ma quello viene fatto in padella. Questo arrosto girato in forno, versione di Maria Luisa, perché papà lo faceva così. Spero vi sia piaciuta, a me tantissimo, ora andrò a leccarmi anche le mani, perché è buonissimo questo... Questa, anche la patata, devo mangiare dopo. Questo arrosto. E ho già anche la cena preparata per stasera. Che voglio di più? Allora, io vi saluto. Grazie mille. E ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao.